Ciao amici di TGM, oggi parliamo del GS63 7R Stealth Pro, che è un computer portatile che ci ha mandato MSI da recensire e che abbiamo trovato particolarmente interessante perché è probabilmente il computer gaming con il miglior rapporto leggerezza-potenza, visto che si tratta di un oggettino davvero molto leggero, visto che pesa poco meno di 2 kg e ha uno spessore di solo 18 mm. Come potete vedere, adesso non so se si vede dall'immagine, è una roba veramente sottilissima, sembra quasi un MacBook Pro, ma ha al suo cuore una potenza sufficientemente corposa da permettergli di essere un computer gaming a tutti gli effetti. Il monitor, come vedete, è un IPS da 15,6 pollici. Al suo interno il computer ospita una GeForce GTX 1050T con 4 GB di RAM video, un i7-7700HQ da 2,8 GHz e ben 16 GB di RAM DDR4. Il sistema operativo è ospitato su un velocissimo M.2, che è la nuova tecnologia che permette di viaggiare su velocità circa 4-5 volte superiore rispetto ai normali SSD, mentre il disco per lo storage da 1 TB è forse l'anello debole di tutta la catena hardware di questo comunque interessantissimo portatile, perché è un disco da 5.004 RPM e insomma, quando uno è abituato almeno ai 7200 la differenza si sente. Adesso ci saremmo aspettati almeno un 7200, se no addirittura un SSD da 512, che forse avrebbe permesso prestazioni migliori con il caricamento dei videogiochi. Ai lati della scocca, sia a destra che a sinistra, trovano posto diversi ingressi, diverse uscite. Tra l'altro ci sono ben 3 USB 3.0, una 2.0, una 3.1 Type-C Thunderbolt, che serve per tante cose, anche come uscita video, l'attacco RJ45 che è utile per la connessione in rete locale, non wireless, quindi wired. Non è scontato, di fronte a un portatile così sottile, che esista una porta del genere. Tuttavia, essendo un portatile gaming, naturalmente la presenza di una porta del genere fa solo un gran piacere, soprattutto per chi gioca spessissimo online. C'è l'immancabile slot per la SD card, c'è un'uscita video HDMI compatibile 4K 60Hz, la DisplayPort, e addirittura c'è la possibilità di accendere e spegnere il computer direttamente con un pulsante esterno. Il pulsante di accensione è laterale, e questo per la gioia, ad esempio, delle persone come Claudio Todeschini, che amano attaccare i portatili a dei monitor più grossi, permette di poter accendere e spegnere il dispositivo senza dover aprire e chiudere il coperchio ogni volta. La tastiera è una SteelSeries, che ormai fa parte della dotazione classica di MSI, dei portatili MSI. È una tastiera molto comoda, retroilluminata, altamente personalizzabile. Certo, non siamo ai livelli delle tastiere meccaniche di altri portatili, tra l'altro, che ospitano ormai delle tastiere di tipo meccanico. Comunque molto comoda, io ci ho scritto alcuni pezzi per il sito e per la rivista nel frattempo che MSI ci ha concesso l'uso del portatile, e mi sono trovato benissimo, ho lavorato in tutta tranquillità. Se vogliamo, l'unico difetto vero di questo portatile, al di là dell'hard disk da 5400 RPM, è il fatto che scalda molto. Ci sono diverse ventoline e con delle aperture di dissipazione a destra e a sinistra e anche dietro, però quando si fanno andare i videogiochi o comunque dei programmi che utilizzano una grande quantità di calcolo, il computer si scalda abbastanza, le ventole sono abbastanza rumorose, e il problema grosso è che la ventola che si occupa di dissipare il calore della CPU si trova da questo lato qui, con l'aria calda che esce da questa griglia, con il problema che il cavo di alimentazione, qualora lo teniate attaccato, si scalda. Quindi o lo tenete così oppure lo tenete così, ma a questo punto rinunciate all'utilizzo della HDMI in uscita, che è immediatamente prospiciente all'attacco dell'alimentazione. L'alternativa ancora è tenerlo in piedi per poter utilizzare entrambe le cose, ma insomma, esteticamente non è proprio il massimo della vita. Cos'altro si può dire? Ah sì, beh, allora, ci ho fatto girare sopra The Witcher 3, che è il videogioco che io utilizzo sempre come benchmark quando faccio le prove hardware, mettendo tutto a ultra,
quindi tutto attivato, compreso il pesantissimo Ironworks per gestire i capelli dei personaggi. Su questo portatile The Witcher ha girato tra i 25 e i 28 frame al secondo, che è un onestissimo risultato considerando quanto è piccolo e quanto è leggero questo portatile, ed è tutt'altro che un portatile che fa da desktop replacement come dimensione, come form factory. Mettendo tutto high, abbassando un attimino alcuni dettagli, ho viaggiato tranquillamente intorno ai 35-40 frame al secondo, che è, mi sembra, un risultato clamoroso per un portatile così piccolo e sottile, che è di fatto un hardware che potete tranquillamente mettervi nello zaino e portarvi in giro dove vi pare. Che altro dire? Beh sì, insomma, che il GS63 7R è in vendita al prezzo di 1749 euro. Non è pochissimo in termini assoluti, ma è sicuramente in linea con quanto offre questo piccolo gioiello di MSI, soprattutto per quanto riguarda l'imbattibile rapporto potenza e portabilità. Noi ci siamo trovati benissimo, quasi ci spiace doverlo reimpacchettare e rispedirlo alla casa madre, ma tant'è. Se volete farci un pensierino e avete bisogno, avete l'esigenza di giocare in portabilità, questo è sicuramente uno dei vantaggi migliori di questo portatile, che lo ricordo, è tuttavia necessario che lo teniate attaccato alla corrente, perché la batteria, se ci giocate, ma anche se ci lavorate, più di un'ora e mezza, due, non dura. Quindi portabilità certo, ma in presenza di corrente elettrica.